buongiorno, grazie, grazie a tutti anche per la pazienza del rinvio. Appunto, il seminario Lazzaretto aveva colpito in maniera ferale i relatori, ce l'abbiamo fatta. Allora, io proverò a raccontarvi un altro aspetto, che è quello del come l'impatto ambientale ed etico abbiano a che fare con il consumo di prodotti di origine animale. La prima cosa è che comunque uno scelga di ridurre o eliminare il consumo di carni, scoprirà che ci saranno una serie di fattori correlati tra loro in maniera inscindibile, e quindi gli effetti sulla salute, che è un po' quello che abbiamo detto finora, ma anche l'ipercolesterolemia, l'ipertensione, tutta un'altra serie di fattori importantissimi, gli aspetti sull'ambiente, che sono meno noti, di quali parleremo adesso. La ripartizione delle risorse, anche quella è comunque poco affrontata, parliamo di tante cose e poco delle risorse che vengono stornate dalla produzione mondiale verso gli allevamenti, e anche ovviamente il benessere degli animali. E quindi in realtà è un po' la definizione di serenità, cioè scoprire una cosa e mentre se ne cerca un'altra, no? Quindi magari tu cerchi la salute e in realtà hai delle ricadute positive su questi altri aspetti, ambiente, animali e paesi in via di sviluppo, o viceversa tu lo fai perché hai una sensibilità diversa rispetto ai diritti degli animali, eppure dai un vantaggio per la tua salute ma anche per l'ambiente e aiuti a migliorare la ripartizione delle risorse, oppure sei un ambientalista convinto e di nuovo la cascata comunque funziona così. Allora andiamo a vedere il primo discorso, che è quello per l'ambiente. Non è una cosa nuova. La prima citazione molto autorevole che è venuta fuori era del 2007, in cui uno studio pubblicato sull'Lancet intitolato Cibo, allevamenti, energia e cambiamenti climatici già ci portava a ragionare sul fatto che gli autori concludessero proprio dicendo che era urgente una diminuzione drastica del consumo di carne per evitare il disastro ambientale, e che quanto più fosse stata forte la contrazione dei consumi di alimenti di origine animale, maggiore sarebbe stato il benessere che si poteva raggiungere sia per l'impatto sull'ambiente che del consumo di risorse e di energia sulla salute e sul benessere degli animali. Quindi per la prima volta una rivista scientifica ufficiale mette in correlazione questi aspetti che abbiamo visto prima in quel puzzle e ci dice: guardate che è così, noi abbiamo i dati, pubblicano una caterva di studi e dimostrano tutto questo. Perché ovviamente l'allevamento presuppone un consumo enorme di terra, perché gli animali mangiano per produrre la carne che poi consumiamo, e quindi sia gli allevamenti intensivi che quelli estensivi comportano che la metà delle terre fertili del pianeta sia in realtà impiegata per produrre cereali e legumi che vengono utilizzati non direttamente dalla popolazione mondiale, ma destinata alla nutrizione degli animali. Per fare spazio a questi pascoli non è più come una volta, non c'è tempo, non si fanno le rotazioni, per cui questi terreni vengono distrutti, i pesticidi che vengono immessi nel terreno, i diserbanti, non permettono che sia riutilizzabile questo terreno per più anni di fila, e porta quindi a una grande erosione del suolo che non dà più piante ma soltanto erbe basse o legumi o cereali, e in più la desertificazione di vastissime zone. Quando noi andiamo e sentiamo parlare di effetto serra, buco nell'ozono, desertificazione, in realtà sono tutti fattori che non ci siamo solo cercati con l'inquinamento classico da fabbriche o da veicoli, ma anche con tutta questa erosione del suolo creata da noi per avere queste coltivazioni. L'inquinamento del suolo, e non solo ovviamente, pesticidi e diserbanti passano nell'acqua, passano nei mari e passano nei cibi stessi. Perché dicevamo mangiano tanto? Metà delle terre fertili viene consumata per l'alimentazione. Perché come noi, anche gli animali, non è che se mangiano un chilo di cibo aumentano di un chilo di peso, c'è quello che viene definito indice di conversione, che è un calcolo matematico abbastanza tragico, che ci dice che per far aumentare di un chilo di peso un vitello dobbiamo dargli 13 kg di cibo, per far aumentare un vitellone 11, per un agnello 24 e anche 3 per un pollo. È chiaro, tutto piume e cose, quindi non ha bisogno come un vitellone, però anche un singolo chilo di pollo in realtà ha chiesto 3 kg di prodotti di origine vegetale. Quindi è un rapporto estremamente svantaggioso. Vediamo che praticamente solo per quanto riguarda le proteine abbiamo un consumo per esempio di 790 kg di proteine vegetali per avere meno di 50 kg di proteine animali. Quindi vengono buttate una quantità immensa di proteine, cereali e semi oleosi
per ottenere poi un prodotto finito che ha una resa estremamente inferiore rispetto a quella che noi avremmo avuto utilizzando direttamente questi prodotti. E quindi in realtà vediamo che con tutto quello che questi sono dati delle studi internazionali ci dimostrano che in realtà tutto questo quantitativo di cibo potrebbe evitare tutti quei discorsi di malnutrizione, denutrizione, morte per fame che abbiamo nel mondo. È una cosa a cui magari uno fa le donazioni alle associazioni che si occupano della cura dei bambini, ma non pensa che in realtà molto del male che viene fatto deriva da abitudini sconsiderate nel fatto di voler ad esempio consumare le carne tutti i giorni, pranzo e cena, perché non è necessario che da oggi o da prima tutti si diventi vegani, ma avere un consumo consapevole sicuramente questa è una cosa estremamente importante. Di nuovo le alternative, perché adesso dici va bene, non mangio più la carne, che cosa si mangia? Abbiamo già fatto vedere Michele prima l'aumento di consumo di legumi nel momento di crisi rispetto al consumo di carne. E in effetti anche andando a vedere l'impatto ambientale vediamo che per un chilo di carne vengono emessi in atmosfera oltre 30.000 grammi di CO2 equivalente, e in realtà per avere un chilo di legumi ne vengono prodotti circa 1.100, quindi una quantità 26 volte inferiore. E l'acqua, il discorso dell'acqua è quello che è più impressionante, perché per ogni chilo di carne bovina si consumano oltre 15.000 litri di acqua, e se ne consumano 15 volte in meno per la produzione dei legumi. Quindi l'impronta ambientale di quello che noi andiamo a consumare è estremamente importante. E facciamo un esempio fatto dai nostri colleghi epidemiologi, i quali hanno provato a fare un calcolo molto molto rigoroso sull'effetto che potrebbe avere una settimana, un giorno alla settimana senza carne in una singola ASL in provincia di Trento. Quindi in realtà un impatto molto piccolo, un solo giorno alla settimana in una sola ASL e non in tutta la popolazione. Allora loro dicono, hanno calcolato che più o meno nelle ASL e negli ospedali della provincia di Trento venissero distribuiti ogni giorno circa 130 kg di carne bianca, 50 kg di carne bovina, 140 kg di carne suina. Hanno detto la complessiva quantità di CO2 equivalente di questi prodotti che vengono somministrati equivale a 4.800.000 grammi di CO2 equivalente in un singolo giorno. Se calcoliamo che un automobilista percorre 33 km in auto al giorno, praticamente un solo giorno alla settimana sarebbe pari a quell'inquinamento, all'abbattimento della produzione di CO2 di 980 veicoli. Quindi hai voglia fare la domenica del pedone, raccontiamoci tutte le palle che vogliamo, ma non è quella la soluzione è cambiare il nostro stile di vita. Perché 980 automobili ferme che equivalgano al fatto che un solo giorno alla settimana non si consumi carne è un dato che dovrebbe fare riflettere molto molto profondamente. E quindi in realtà questa singola giornata praticamente eviterebbe in un anno l'emissione di 250.800.000 grammi di CO2 equivalente, che sono due volte e mezza l'andata e ritorno dalla Luna con un'automobile, ammesso che fosse possibile, chiaramente è un calcolo teorico. L'altro grandissimo studio che è stato fatto dalla Fondazione Barilla, quindi ha in parte certo un conflitto di interessi, perché loro hanno tutto l'interesse possibile a vendere cereali, ma è dichiarato, però gli studiosi che hanno condotto lo studio erano in realtà degli studiosi indipendenti, hanno messo insieme la piramide alimentare, quella classica che trovate su qualunque rivista, quindi la base consistente dell'alimentazione che deve essere fatta da frutta e verdura, la parte legata alla componente di carboidrati, e quindi vedete il pane, la pasta, il riso, le patate, i grassi, che chiaramente restano in una posizione centrale e importante per l'alimentazione, i prodotti più di origine animale indiretta, quindi dolciumi, latte, yogurt, e poi i prodotti animali e in cima le carni rosse e i dolci lavati. Poi sono andati a vedere l'impatto ambientale e quindi quanto questi prodotti consumino in termini di acqua e di CO2 equivalente. E poi andiamo a vedere l'altra piramide sgranata nelle due componenti. E quindi vediamo che è come se il disegno della saggezza che la natura ci ha messo a disposizione confermasse tutto questo. Per cui il minimo impatto ambientale, cioè ciò che dovremmo consumare di più, e il massimo eclatante impatto ambientale, cioè quello che dovremmo consumare di più. E quindi di fatto se noi semplicemente ci adeguassimo a quanto previsto dalla piramide alimentare avremmo già una
impatto ambientale nettamente inferiore, un cambiamento significativo del consumo e del consumo di acqua, di energia e di inquinamento dell'acqua. Questa infatti è l'impronta di carbonio e vedete come la carne bovina la faccia la padrona in una misura assolutamente inquietante, mentre nella parte bassa, patate, frutta, ortaggi di stagione, ma anche ancora ci stanno dentro il latte, la panna, i legumi, biscotti, frutta secca, abbiano dei quantitativi assolutamente nettamente inferiori rispetto a quello che invece sono appunto la produzione soprattutto di carne bovina, un po' meno di carne suina, pesce, uova. Quindi di nuovo la conferma assoluta di quello che abbiamo visto prima nella doppia piramide. Ma questo ancora non basta, perché c'è tutto il discorso del consumo dell'acqua, dove da secoli ci dicono il petrolio bianco, l'acqua sta finendo, importantissimo, è molto grave, ma in realtà abbiamo detto che per un chilo di carne ci vanno oltre 15.000 litri di acqua, quindi in realtà di nuovo quei famosi discorsi di chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti, ma sì, mi ha fatto solo ridere. Fa veramente solo ridere. Potete farvi 600 docce al giorno, poi mangiate una bistecca, avete consumato molta più acqua. Il problema è che queste cose non vengono così chiaramente spiegate, ma sono dei palliativi. Chiudete pure il rubinetto, va bene, fate le docce più breve, va bene, annaffiate le piante con l'acqua piovana, va benissimo, ma in realtà non è quello che faccia la differenza, è inutile che continuiamo a girarci attorno. E qua è l'impronta idrica e di nuovo la carne bovina è un impatto assolutamente inquietante, riconferma questo calcolo precisissimo, meticoloso. Io poi lascio ovviamente come tutte le diapositive sotto nelle note ci sono i link, quindi avete tempo di andarvi a vedere tutti i dettagli. Vediamo di nuovo come paradossalmente tu dici quello che devo innaffiare sono gli ortaggi, i cereali, la frutta, ma in realtà il loro impatto sul consumo di acqua è assolutamente infinitesimale rispetto a quello che è invece quello della produzione della carne. Questo è un giochino un po' complicato, però l'ho messo solo più che altro come esempio e ci fa vedere come un menù che preveda semplicemente la carne una volta al giorno durante la settimana, ogni giorno della settimana, rispetto a uno che privilegi quello della piramide alimentare, quindi con carne ma anche pesce, e rispetto a uno senza carne né pesce, abbia un'impronta ecologica, dove quello praticamente vegetariano ha un impatto ecologico di 27 campi da tennis, per chi gioca a tennis l'idea è abbastanza chiara, comunque stiamo parlando di 7.280 metri quadri, come siano 32 campi da tennis, quindi oltre 8.000 se consumiamo carne e pesce, e quando come arriviamo... a quasi 10.000 se invece consumiamo una volta al giorno la carne, e quindi un impatto di 37 campi da tennis, sempre per dare più o meno un'idea più pratica. E questo è quindi il conto che ci presenta l'ambiente rispetto al consumo di territorio, di energia nel momento in cui scegliamo che cosa mettere nel carrello. E sempre in tempi antichi, ancora non in cui se ne parlava meno, nel 2008, poi in seguito a quell'articolo sull'Lancet, era stato chiesto al responsabile del panel delle Nazioni Unite sulla scienza e clima che cosa faceva, quale teneva fosse l'azione principale per ridurre la propria impronta ecologica, e lui ovviamente rispondeva: cerco di mangiare meno carne possibile, e che le persone che desiderano davvero dare un contributo alla lotta al cambiamento climatico devono concentrare gli sforzi. In genere si pensa solo ai trasporti, senza invece pensare di cambiare le proprie abitudini alimentari, che è quello che appunto fa di più la differenza. Lo scorso anno è uscito anche questo piatto della salute, il piatto del benessere alimentare, che è un po' come la piramide alimentare, però porzionata in un piatto, dove ci fa appunto vedere come la gran parte siano appunto frutta, verdura e cereali, dove una piccola parte siano i prodotti di origine alimentare indiretta, un'altra parte sono i grassi e i dolci, e poi soltanto questa fetta, che è un po' meno di un ottavo, sia invece i prodotti di origine animale diretta e anche le uova. Di nuovo vari blog da tempo rilanciano tutto il discorso dell'alimentazione. Altro studio sempre dei nostri colleghi epidemiologi, tradotto in italiano da nostri colleghi epidemiologi, uno studio tedesco che dalla fondazione Hirschböll, dove calcolano appunto il consumo e l'impatto ambientale della carne. Anche in questo studio loro lavorano su miliardi di dati, una cosa pazzesca, c'è il link, andatelo a curiosare perché è veramente bellissimo.
e loro ripartono rilanciando soprattutto il discorso della ripartizione delle risorse, dicendo attenzione perché quello che noi consumiamo qua si riparta in maniera decisamente importante sulla intanto distruzione dei piccoli produttori dei paesi poveri rispetto all'utilizzo delle produzioni industriali nei paesi ricchi, il fatto che si sprechino i terreni, la deforestazione, l'esportazione di carne di poca qualità nei paesi in via di sviluppo, e quindi tutte queste cose sono da tenere strettamente in considerazione. E poi non solo, loro dicono è importantissimo il discorso etico, il diritto alla vita di ogni essere vivente, ma il fatto di tenere bassi i prezzi fa anche sì che ci siano delle profondissime ingiustizie nel mondo del lavoro, dove i personali impiegati nei macelli sono assolutamente maltrattati, sfruttati, poco pagati, non tutelati, e anche questa è un'altra cosa sulla quale è importantissimo ragionare. Facendo ancora un affondo sull'antibiotico resistenza, 25.000 morti solo in Europa lo scorso anno per questi fenomeni di antibiotico resistenza che ci siamo di nuovo andati sicuramente a cercare, non sono un flagello della natura ma sono stati indotti, e quindi la Fondazione Greenberg ci dice a livello personale ridurre il consumo di carne o rinunciare potrebbe essere il modo più semplice per proteggere le risorse idriche, il clima, la biodiversità, adesso andiamo a vedere un altro studio dello Spiegel sulla biodiversità, e a livello politico generale propone proprio di sostenere i piccoli produttori che migliorano il benessere animale, hanno un minore impatto ecologico e hanno meno danni. E poi c'è questa citazione di questo studioso che dice l'uso corrente e obbligato del termine produttore o produzione di carne in verità implica un eufemismo, perché attribuisce all'uomo il ruolo di produttore in un processo in cui in realtà è un animale che produce e partorisce un altro animale, che è un essere senziente, che ha delle proprie esigenze, delle proprie preferenze, ovviamente disattese, che mangia, cresce e poi viene ucciso da dei lavoratori sfruttati, producendo, tra virgolette, della carne per dei produttori umani, ma non è un prodotto la carne, è un essere vivente che è stato ammazzato, che ha consumato e che è stato tra l'altro trattato e ucciso da persone sfruttate, non è una macchina, non è un banco, non è un mobile. Sulla spiga di grano. Com'è? Anche una spiga di grano. Beh, mica tanto, e poi comunque ne mangiano 13 kg per ogni chilo di più, quindi se vuoi proteggere la spiga la strada è quella, devi non mangiare la carne, neanche le verdure. Non, lo Spiegel aveva fatto un grandissimo studio invece 3 anni fa sulla carne più utilizzata in Germania, che quindi ovviamente è la carne suina. Allora intanto è partito dal mondo e ci dice circa nel mondo ogni anno abbiamo una simpatica produzione di 50 miliardi di litri di liquame, che non è poetico però è un dato di fatto del quale dobbiamo prendere in considerazione, che solo nel 2012 in Germania sono stati macellati praticamente 60 milioni di maiali, perché ogni tedesco nella sua vita più o meno ne mangia 46, che un maiale all'ingrasso si muove su una superficie che è 0,75 metri quadrati, e quindi ovviamente quello che accumula è grasso, non ha muscolo, la carne non è marezzata, non è una carne sana. Ricorda che gran parte del raccolto mondiale viene utilizzato per l'alimentazione di animali, che per ogni chilo di carne di maiale servono 6.000 litri di acqua. E poi la cosa interessante sul discorso dell'antibiotico resistenza, sulla biodiversità, che in Germania ci sono solo 3 razze diverse di animali, di maiali allevati, ma soprattutto la cosa interessante è che negli allevamenti viene somministrata complessivamente una quantità di antibiotici 40 volte superiore a quella di tutti gli ospedali della Germania messi insieme. Soltanto che nell'ospedale ti aspetti che si somministrino gli antibiotici, perché c'è gente malata, c'è gente operata, devi prevenire le infezioni, devi curare. Il fatto che negli allevamenti intensivi si somministrino 40 volte di più di antibiotici rispetto a tutti gli ospedali assieme è stato un dato che in Germania ha avuto molto scalpore, un po' come faceva vedere Leonora prima rispetto al discorso della carne del pericolo. Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, gli aspetti sociali sono estremamente rilevanti, 24.000 persone al giorno che muoiono per malnutrizione per le sue cause. In realtà sappiamo da tempo che se tutti i prodotti che vengono utilizzati per l'alimentazione animale venissero stornati sull'alimentazione umana, questo problema ovviamente non ci sarebbe. Varie campagne sono state fatte negli anni anche da parti autorevoli come la Caritas, Save the Children, però hanno poco impatto.
sicuramente quello che mangia appunto l'indice di conversione fa sì che mangino due umani per un chilo di carne, quei 16 kg di grano darebbero da mangiare, riempirebbero 20 piatti per umani. Quindi chiaramente è una cosa sulla quale bisogna assolutamente pensare. Questa era un'altra campagna molto efficace che dava immediatamente l'impatto su quello che è in effetti la ricaduta immediata di quello che noi utilizziamo per l'alimentazione animale. E infine il discorso degli animali. Allora, qua è molto più complicato, è inutile vedere delle immagini cruente, però proviamo a pensare che intanto è un discorso molto antico, che già nel 370 d.C., soprattutto nella zona di Cesarea, c'erano moltissimi filosofi, e appunto il discorso è dire: possa rendersi l'uomo conto che gli animali non sono per lui, ma per se stessi, per te, che amano anche loro la dolcezza e la vita quanto noi, perché sicuramente l'animale è un essere senziente, l'uccisione è comunque un trauma, un sopruso che noi pratichiamo per una cosa che non ci serve. Leonardo da Vinci, il primo storico importantissimo vegetariano, che dice: gli animali soffrono per la maggior parte mali non meritati, la cui causa non è altro che la violenza umana, e dice: verrà il giorno in cui gli uomini conosceranno l'anima degli animali, chissà, forse no, però lui dice: uccidere un animale sarà considerato un delitto. E Tolstoj ci dice: quello che è aumentare la nostra visione, per cui inorridiamo se pensiamo che qualcuno mangi cani e gatti, queste campagne patetiche sul fatto che in Cina mangiano i cani, ma un cane non è assolutamente in una scala evolutiva superiore a un maiale o a una mucca, è solo una questione culturale. Noi il cane lo amiamo, lo spazzoliamo, lo portiamo a spasso, c'è chi lo fa col maiale, chi lo fa col cavallo e chi invece sbava per mangiare la carne di cavallo, cioè è una questione prettamente culturale, non ha niente a che fare con la scala evolutiva, con la scala dei diritti, con i principi dell'etica. Questi sono due piani completamente diversi. Albert Schweitzer che ci dice: finché non allargherà il cerchio della sua compassione a tutti gli esseri viventi, l'uomo non troverà neppure la pace in se stesso. E quindi questa vignetta bellissima della signora che ama il suo gatto e inizia a vederlo trasformarsi in mucca, in maiale, in pollo, perché ovviamente tutti gli animali hanno diritto di vivere, sono vite che vogliono vivere. Grande pilastro, a un certo punto esce il libro Liberazione Animale di Peter Singer, qua cambiano tutte le cose, perché allora a questo punto si parla di responsabilità, di crudeltà, si arriva a imperativi etici importanti, ci dice: l'anima non anima, ma cosa vuol dire? Perché sono esseri senzienti, non senzienti, che cosa ci dà il diritto di uccidere? Arriva a delle provocazioni fortissime, ci dice: allora se è perché non sono senzienti, allora perché non mangiamo anche tutti i disabili, tutti i dementi, tutte le persone in coma? Tanto anche loro non sono più senzienti. Cioè arriva a delle provocazioni forti, da delle spallate molto potenti alle persone che utilizzano il discorso di capire o non capire come termine di paragone per poter ammazzare o non ammazzare, no? E finalmente il discorso arriva anche tra i veterinari. Ci è voluto tantissimo tempo, il veterinario tendenzialmente controllava che non ci fossero infezioni, che non venissero dati troppo ormoni o antibiotici. Nell'ottobre 2011, proprio a Torino, c'è stato un meraviglioso convegno sul benessere animale, degli animali d'allevamento, dove sono passati dei messaggi assolutamente importanti. Il programma riguardava tutto, dall'allevamento ittico al cavalli, galline e via dicendo. L'imperativo del convegno era il Trattato di Lisbona, dove ci dice appunto che gli stati membri devono tenere conto assolutamente che il benessere degli animali va riportato nella misura in cui bisogna ricordarsi che si tratta di essere senzienti. E quindi viene ribaltato tutti i concetti che avevamo detto prima, senzienti e non senzienti. Dal Trattato di Lisbona in poi i veterinari e gli allevatori devono tenere conto che sono considerati comunque essere senzienti. L'altro problema ovviamente è quello della produzione dei polli, dei pulcini, delle galline ovaiole, un lavoro che nessuno vuole più fare. Sessare i pulcini che vengono poi tritati vivi e utilizzati come concimi è un lavoro che, per quanto pagato, finalmente stiamo arrivando a una soglia di etica e di rispetto per cui non è un lavoro che sia più ambito. Una volta c'erano delle catene di produzione enorme, adesso in realtà molte persone si rifiutano di fare questo lavoro ed altri tipi di lavoro di questo genere. Okay, questi sono alcuni esempi della stabulazione dei maiali. Nel mondo dei fumetti sta entrando moltissimo il discorso animalista. Anche questo è un vitello stabulato, incatenato, spunta un fiore, deduce che sia primavera.
la piccola Simpson, che Lisa Simpson, che è diventata vegetariana nel corso dei programmi, e questa frase meravigliosa dall'insostenibile leggerezza dell'essere, dove ci parla appunto della compassione e dell'empatia, che sono quello, ciò che dovrebbe muovere di più i nostri ragionamenti rispetto a qualsiasi altra cosa. Il tofu compare nei fumetti di colpo, quindi l'uccellino chiede al maiale qual è la cosa più importante per la terra, il tofu. Cosa fai, maiale, nel frigorifero? C'è tanta gente cattiva nel mondo, paura. Cosa ti rende più sicuro nel frigorifero? Mi fido del tofu. Altro libro importantissimo, recente, Se niente importa, dove Safra Foer si pone appunto il problema di che cosa dare a suo figlio neonato quando verrà svezzato, se introdurre nel suo corpo degli animali uccisi oppure no. E anche in questo caso lui, per esempio, prende ad esempio il giorno del ringraziamento e dice: verrà il giorno in cui ci sarà un ringraziamento che sia cosciente. E anche qua il giorno del ringraziamento, il tacchino ringrazia il tofu, ovviamente, di nuovo a tavola benediciamo il tofu. Questo è carino perché dice: ma come, un giorno di ringraziamento vegano, che cosa mangiamo? E lei gli fa questo enorme elenco, perché l'altra cosa che succede è che tu dici sei vegano e allora cosa mangi? Ma come, cosa mangi? Mangi tutte le verdure, tutta la frutta, tutti i legumi, tutti i cereali. Quindi in realtà le alternative sono praticamente infinite, no? E quindi è molto efficace, perché fa proprio vedere questa lista lunghissima delle alternative al famoso tacchino. Ancora Norberto Bobbio, nostro grandissimo filosofo, vegetariano e vegano negli ultimi 2 anni della sua vita, che è morto di vecchiaia, non è morto perché era vegano, non lanciatevi in elucubrazioni, che dice, parla di nuovo della vivisezione, della scomparsa delle specie animali più rare, e quindi che cosa significa se non un'estensione della consapevolezza del fatto che gli animali sono uguali agli uomini anche nella capacità di soffrire, o comunque sicuramente nella capacità di soffrire, anche molto di più nell'accudimento dei propri cuccioli, nell'aggregazione, però quindi anche lui mangia solo un po' di carne, e lui infatti è solo un po' morto. Questo è invece uno studio, un fumettaro svizzero che ha fatto appunto il suo coltellino svizzero con tutti gli strumenti, e quindi l'habitat, la protezione degli oceani, la riduzione degli animali uccisi, l'inquinamento, la deforestazione, in tutto l'armamentario degli strumenti contenuti nel coltellino svizzero. Di nuovo lo stesso ragionamento di prima, anche questo, seitan, compare anche seitan nei fumetti. Un po' di campagne varie, questa molto bella, i nostri ingredienti ovviamente sono esseri viventi, un po' di estensione rispetto al veganesimo, quindi anche non l'utilizzo di prodotti animali indiretti. Ancora lo specismo, che è l'altra cosa di cui parlavamo prima, quindi l'aspetto, quindi il cavallo è bello, viene mangiato un po' meno, il tuo gatto come un tacchino, campagna molto efficace, ha fatto molto scalpore. E nuovo, e quindi cosa c'è per cena? Se sono tutti vivi e non sono nel piatto, che cosa mangiamo? Questa è meravigliosa. Ed è, questa è del 1950. Io ho reciso.